Eccoci qua ragazzi, ho pensato oggi 6 agosto, visto che ero qua in lungomare, il video ho detto lo faccio dalla spiaggia, così i miei amici invece vedono sempre la mia faccia da culo, capito? Si vedono qualche cosa di più interessante. Oggi è stata una giornata caratterizzata da notizie destabilizzanti per l'ambiente Roma, notizie secondo me poco fondate, cioè quelle inerenti il passaggio, l'interessamento, addirittura il passaggio imminente, si parlava di Zaniolo al Tottenham, perché Antonio Conte, durante l'amichevole che sapete c'è stata in Israele fra Roma e Tottenham, finita 1-0 con la vittoria della Roma, grazie al gol di Bagnez, se ricordate, no? Sul calcio d'angolo battuto da Dybala, Conte si è interessato, ci sono stati dei dialoghi, dei colloqui sulla posizione di Zaniolo, ma grazie al cavolo, ma questi fanno quel lavoro lì, fanno gli allenatori, si informano su un giocatore molto forte che ha 23 anni, che piace a tante squadre. Secondo Ilario Di Giovanbattista, Radio, noi dovremmo dare Zaniolo al Tottenham per 50 milioni. Ma 50 milioni ragazzi, ma in questo contesto voi pensate che per una proprietà che ha messo 370 milioni di euro da quando è arrivata a Roma, ecco, è arrivata la polizia, deve andare sta a mesa qualcuno. Questa è una proprietà che ha messo 370 milioni in questi anni che sta a Roma, di tasca propria. È una proprietà che sta trattando con la Toyota, che vuole sponsorizzare, vuole entrare, la Toyota ragazzi, vuole entrare a sponsorizzare la Roma e si deve privare di un giocatore come Zaniolo il giorno prima la presentazione ufficiale della squadra in un olimpico tutto esaurito, sold out, dove ci sarà tra l'altro anche la presentazione di Gini Wijnaldum, che come sapete lo stanno promuovendo con dei video tra l'altro bellissimi, no? L'avete certamente visto sui social, idee nuove, no? Il giocatore che esce dalla piscina e poi si avvia verso il campo d'allenamento, cioè idee nuove, questi hanno portato idee nuove, oltre ai soldi. Per cui questo cercare di far parlare di sé, che poi riesce, va a segno per carità, mi spari la cessione del Zaniolo il giorno della presentazione ufficiale della squadra, ma è chiaro che domani allo Stadio Olimpico non si parlerà d'altro. Cioè a livello di risultato che tu ottieni non te posso dire niente, ma quante te ne diranno dietro però? Io sono scelte che secondo me poi alla fine, alla lunga si pagano, perché tu Zaniolo poi in Premier League si è fatto due crociati, ha interesse ad andare a giocare nel Tottenham, ma che ce l'ha già, giocatori offensivi ce n'ha pure troppi, quest'anno ha preso anche Perisic, per fare che cosa? È arrivato quarto il Tottenham, cosa deve fare? Deve vincere lo scudetto in Premier League lottando contro il Liverpool e il Manchester City, secondo voi? A questo punto rimane alla Roma e se ne va lo stesso anche più facilmente in Champions League, restando in un ambiente dove è amato e considerato, con un grandissimo allenatore, con un grandissimo progetto che ci porterà sicuramente in alto. Quindi veramente oggi, nel frattempo vi faccio una panoramica, perché qui siamo a Genova Sturla, l'Italia è veramente un paese di una bellezza incredibile. Non si sa nel commentare questa notizia se ridere o piangere, ecco, io alla fine la vedo così, perché è proprio che chiaramente il tentativo di strumentalizzare qualcosa così per fare un po' di casino, diciamo. La notizia ufficiale invece è che Villar ha firmato per la Sampdoria, quindi ci siamo liberati anche di un altro esubero. Sampdoria che ho visto giocare ieri proprio su Italia 1 contro la Regina in Coppa Italia, una squadra che io non lo so sinceramente se rimarrà in Serie A, perché gioca malissimo, non male, malissimo. La Regina meritava di vincere,
una partita poi tra l'altro arbitrata da una donna, da Maria Sole Ferrieri Caputi, che si poteva chiamare Maria Caputi, ma tipo la contessa Serbelloni Mazzanti viene dal mare, no? Maria Sole Ferrieri Caputi, che ha arbitrato secondo me anche abbastanza bene. E, è stata brava però a, nei momenti topici, nel finale, quando c'è stato da annullare un gol alla Regina, da dare un rigore alla Regina poi parato da Audero, a affidarsi al VAR, cioè lei ha detto basta, io vado al VAR, me lo vado a vedere e rivedere finché non sono sicura, e si è presa tutto il tempo necessario, ha fatto benissimo. Noi ormai dobbiamo risolvere i problemi, i dubbi col VAR e basta. Bisogna andare lì, stiamo 2-3 minuti, vediamo e rivediamo tutti quanti, e quando c'è la certezza si decide. C'era questo fallo da rigore che era un po' stronzo come intervento, perché il giocatore va giù, si accentua nettamente la caduta, si butta, si lancia. Erano i minuti finali di questo turno di Coppa Italia, c'era la possibilità di pareggiare, perché la Sampdoria, ripeto, squadra debolissima con un allenatore che secondo me capisce veramente poco, Marco Giampaolo, di calcio, perché veramente nel finale della partita la gestione del pallone è stata fantozziana, con la Sampdoria che non doveva fare altro che tenere palla per far scorrere il tempo, che si buttava continuamente in attacco e perdeva continuamente palla perché buttavano questa palla in avanti, dando alla Regina la possibilità di pareggiare. Quindi c'è stato questo contatto che non era facilissimo da vedere anche al VAR, perché non si vede bene l'impatto, siccome il giocatore ha accentuato molto, si è lanciato, c'era il dubbio di una simulazione. La Caputi se l'è giostrata bene, ma ripeto, Sampdoria, io me la vedrò tra l'altro il 13 agosto a Marassi, mi vado a vedere Sampdoria-Atalanta, e dopo averla vista giocare ieri vi posso garantire che potete tranquillamente andare a giocare il 2 dell'Atalanta, che su Betfair è a 1,85, perché giocano malissimo proprio. C'hanno una difesa proprio di scarponi, proprio. C'hanno un buon portiere, ma il resto della difesa è un disastro proprio. Quindi, tornando alla Roma, state tranquilli. Zaniolo non parte, non va al Tottenham, ma sono tutte fregnacce, ve lo posso garantire. Statemi bene e alla prossima.